Niente più zone ad orario differenziato e linea dura contro i parcheggiatori abusivi. L'amministrazione comunale disciplina con due ordinanze sindacali i nuovi orari degli esercizi commerciali in città ed illustra contemporaneamente i provvedimenti tesi a contrastare il fenomeno della sosta illegale. Sulla Movida come filosofia di fondo la liberalizzazione, soprattutto nei giorni venerdì e sabato si va verso la notte in modo da consentire ai giovani di vivere la città e anche ai commercianti di poter svolgere meglio la propria attività. È nella filosofia di fondo quindi una città più viva. L'altra ordinanza punisce più severamente i parcheggiatori abusivi e dà un segnale forte anche nei confronti di tutti coloro i quali, anche non parcheggiatori, agevolano in qualche modo questa attività occupando spazi pubblici e togliendoli alla fruibilità di tutti i cittadini. La prima cosiddetta ordinanza sulla Movida intende tutelare il diritto alla quiete con la chiusura anticipata dei locali, soprattutto in settimana, e garantisce più vita notturna con orari prolungati nei weekend e giorni festivi, anche grazie al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma. Le zone rosse sono cancellate, gli orari saranno omogenei in tutta la città, piuttosto rigidi, diciamo così, durante il periodo lavorativo e ben più ampi fino anche alle 5 di notte e durante il fine settimana e nei prefestivi. Il secondo provvedimento, unico nel suo genere, si pone l'obiettivo di reprimere il fenomeno troppo diffuso dei parcheggiatori abusivi. Sono infatti previste multe salate fino a 500 euro non soltanto per chi svolge questo tipo di attività, ma anche per coloro che le agevolano. La Polizia Municipale collaborerà nei casi di maggiore gravità con il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per avviare accertamenti economici e patrimoniali sulle persone segnalate. E in attesa dell'istituzione di un'apposita task force, il Nucleo Tributi della Polizia Locale verificherà eventuali irregolarità nel pagamento dei tributi locali. Per la prima volta l'amministrazione comunale di Napoli adotta una ordinanza sindacale per ragioni di sicurezza pubblica sul tema. In più l'elemento di novità è il fatto che l'ordinanza individua anche nel comportamento di alcune categorie di cittadini fenomeni che incoraggiano, agevolano questa attività.